Bene, veloci per la seconda fascia e allora Giorgio i soliti 30 secondi per il girone C di eccellenza che, di Lega Pro, scusate, che ha visto un avvenimento importante, c'è cioè una squadra che ha tagliato il traguardo, un traguardo storico. Dunque, la Spal ha atteso 23 anni per ritornare, invece la prima volta del Benevento in Serie B. 87 anni, grande festa a Benevento con un sonoro 3-0 a Lecce, la squadra di Auteri approda in Serie B. Per ottenere la seconda promozione della sua carriera dopo quella ottenuta diversi anni fa con la Nocerina, dunque più 7 sul Foggia, Foggia che ha dilagato per 4-0 in questo turno sul Martina, parità pari ininfluente della Lupa Castelli Romani contro il Matera per 2-2. Lupa Castelli Romani già retrocessa da tempo. Il prossimo turno abbiamo Lecce, Lupa Castelli Romani, Juve Stabia Foggia. Oramai si gioca molto per il secondo posto. Mentre rischia i play-out per la zona play-off, scusate, rischia i play-out il Catania che deve, non è forse neanche battendo l'Andria è sicuro di evitarli. Quindi Catania che dopo la pesante penalizzazione rischia anche gli spareggi per non andare in Serie D. Come potete vedere in zona play-out è ancora tutto aperto fino a 90 minuti dal termine. Complimenti al Benevento, sicuramente tante feste questo fine settimana, Benevento, Crotone e Viterbese. Bene, Giorgio, e io ci tengo a fare i complimenti e a salutare un tifoso del Benevento che mi ha mandato un bel messaggio quest'oggi sulla pagina Facebook, appunto Lega Pro Girone C. Saluto Antonio Scaramossa di Benevento e tanti auguri, insomma, bevi poco perché, insomma, so che lì state festeggiando alla grande. Sì, 17 risultati utili consecutivi. Pensate, l'ultima sconfitta proprio all'andata contro Lecce a Via del Mare. Benissimo, e allora adesso bisogna, diciamo, rinverdire i fasti della giornata di ieri. Ieri c'è stata una partita al Cardiopalma, avete visto anche già delle immagini, ci abbiamo anche le nostre. E allora, tutti attenti perché va in onda Audace San Vito Empolitana, Anzio Calcio 1924. C'erano cinque persone di quelle che stanno qui in studio presenti sugli spalti e vi assicuro che insomma ad un certo punto il cuore ha rischiato qualcosa. Linea alla regia, vediamoci il filmato. Il buongiorno più cordiale a voi tutti, sintonizzati su Young TV. Audace San Vito Empolitana, maglia bianconera sulla testa dei vostri teleschermi, opposta all'Anzio Calcio 1924 sulla sinistra, completo rosso bardato di celeste. Torniamo ad appuntare le attenzioni sul rettangolo di gioco con Demofonti che ha toccato su Regis, ancora Demofonti che si lancia e non riesce, che ha toccato su Tassoni, da Tassoni questo pallone profondo alla ricerca di Maurizio, cross, colpo di testa di Regis, pallone in fondo alla rete, gol dell'Audace, gol di Regis. È ripartito adesso Barile, Barile su Fatati, Loria cross, Barile tiro, pareggio dell'Anzio, pareggio immediato di Barile che riporta sui giusti binari nell'ottica tirrenica questa partita. E dunque gol dell'Audace, ma ha risposto subito Daniele Barile per l'1-1 per l'assenza. Intanto c'è questo pallone su Dellaccio, Dellaccio che ha superato il portiere, ma c'è stato poi il salvataggio. Lauri che toccherà palla per Piccheri, è partito Piccheri, conclusione deviata con palla che è terminata sul fondo. 2-1. Intanto c'è una conclusione sballata. Chi ti fa proseguire? Maurizio che affonda, un ragazzo dotato di un ottimo dribbling, questo
Maurizi è Sabascio che ha catturato questo pallone e poi va a concludere di destro, azione che si stava profilando minacciosa. È ripartito adesso Demofonti che ha toccato su Greco, esterno di Greco su Tabascio. Tiro di Tabascio rinviato e poi c'è una clamorosa occasione. Regis sulla sinistra, ancora un uomo solitario, tiro a rete. Gol dell'Audace. Con Demofonti. Fatati sulla linea di fondo, cross, conclusione e c'è il pareggio. Pareggio di Loria. Pareggio di Dellaccio, è il numero 11 Dellaccio che ha approfittato della corta respinta del numero 1 Fortunati e poi ha trafitto il portiere con una conclusione sotto misura. Dellaccio che sta proponendo uno spunto, è andato poi al cross Barile che ha stoppato di petto e c'è il gol dell'Anzio per il 3-2, ha segnato il numero 4 Ussia. Gol di Ussia per il 3-2 dell'Anzio. Parte la conclusione. Brivido. Ancora Regis ha ricevuto questo pallone sulla destra, resiste all'attacco. Vince un rimpallo, si porta sul fondo, va al cross, conclusione. Poi c'è questo rinvio ancora buttato via. Anzio che sta buttando via. E no. Palo clamoroso. Fischio finale del direttore di gara. Anzio Calcio 1924 ai play-off. Anzio Calcio ai play-off. Partiamo da Marco Guidi. Marco, diciamo una partita bellissima, botta e risposta. Qualcuno aveva fatto qualche illazione precedentemente al match, il campo ha dimostrato che invece certi valori ancora esistono. Beh, noi siamo stati chiari dall'inizio, diciamo, non abbiamo assolutamente mai messo in dubbio la lealtà nostra nei confronti di questo sport, al di là di quelle che possono essere le simpatie personali più o meno accentuate delle persone che stanno nello sport, però innanzitutto la lealtà e la correttezza serve in questo sport. Oggi abbiamo dato la dimostrazione sia noi che loro di giocarci una partita a viso aperto, è come due pugili che si fermano lì, alla fine uno deve vincere, hanno vinto loro, uno da loro, un bocca al lupo per quello che poi riguarda anche il proseguo del campionato. Chiaramente complimenti all'Audace San Vito Empolitana perché molti addetti ai lavori, la quasi totalità, dicono che è stata la squadra sicuramente rivelazione del campionato e quella che ha proposto, diciamo, forse il gioco più bello dell'annata. Beh, diciamo, tu sei da tanti anni nel calcio, quindi mi fa piacere che anche tu puoi pensare questo di noi. I ragazzi sono stati bravi, meravigliosi, è stata un po' una sorpresa per tutti perché noi abbiamo investito, abbiamo scommesso, diciamo, su questo tipo di politica giovanile, continueremo questo, anche il prossimo anno cercheremo i 99 per fare una politica all'avanguardia, anche tu sai che a gennaio abbiamo mandato via il ragazzo alla Spezia, quindi siamo qui per lanciare i ragazzi, se poi viene anche un risultato sportivo ci fa doppiamente piacere. Benissimo, grazie Marco. Torniamo dunque in studio, c'era poi l'intervista a Flavio Catanzani, ma la metteremo domani sulle pagine social, si dice così. Flavio, tu sei qui e chiaramente insomma preferiamo farti parlare. Allora, una partita pazzesca e soprattutto un campionato pazzesco, Flavio, perché all'inizio dell'anno nessuno avrebbe scommesso il classico soldo bucato su quello che poi è successo. Ma non è la prima volta che mi succede, perché mi era successo già a Nettuno per un paio di stagioni, quest'anno a Ranzio, anche se poi in realtà parecchi addetti ai lavori andando avanti con le partite cominciavano ad accreditarci come quelli che potevamo arrivare secondi. Non è stata assolutamente facile, abbiamo dovuto esprimere tanto a livello mentale di gioco per poter sopperire
ad alcune altre problematiche che avevamo all'inizio anno e che dobbiamo comunque andare a colmare con gli altri, perché non scordiamoci che noi il 17 di agosto facciamo un amichevole con l'Altera in cui perdiamo 5-0. Ad oggi stiamo sopra l'Altera a fine anno, quindi questo va dato merito alla società che ha saputo mettere a posto quello che mancava probabilmente, a noi che ci abbiamo creduto, tutto lo staff e tutti i giocatori, e ad oggi siamo contenti di questo risultato, ma è l'inizio di un percorso che si andrà a completare con questi playoff. Luigi Visalli, allora, questo ansio, insomma, diciamo che è un pochino abbonato a questi playoff, no? Speriamo che ripeta l'esito dell'ultimo playoff, quando, se non sbaglio, si andò a vincere a Mosciano, vero Franco? A Mosciano, 10 giugno. In Abruzzo. Ecco, allora rendici note, insomma, no, quali, 13 giugno. Quali sono invece adesso gli avversari? Lo lascio a te, Gigi. Chi sarà l'avversario dell'Anzio? Viaggio? Viaggio Lazzaro. Sono il paese, Chiaravalle. So che ieri hanno fatto uno spareggio e stato vinto, tra l'altro ci dicono la squadra all'inizio meno accreditata nei playoff, invece è stata una sorpresa. Fabriano Biagio Nazzaro 0-1 mi sembra. Ha vinto per due volte fuori casa con la terza e con la seconda, quindi questo insomma ci deve squadra marchigiana, provincia di Ancona, Guardavalle. Sì, sappiamo poco, ma noi... Chiaravalle. E Bruno abbiamo... Sappiamo poco ovviamente, ma noi non è che insomma a questo punto dobbiamo stare concentrati su quello che è la nostra di squadra, sui nostri ragazzi, sfruttare queste due settimane per rimetterci un po' in sesto anche dal punto di vista un po' fisico, anche delle energie nervose delle ultime settimane, e penso che andiamo in maniera tranquilla a affrontare questi playoff. Beh, poi abbiamo il presidente, il più esperto di noi, quindi presidente è abbonato ai 25 anni, ne ha viste di tutti i colori, quindi agli ultimi playoff era ricoverato in ospedale, cioè, gli fu fatta la festa al ritorno dai tifosi. Io dovevo andare al 13, andarono a usannare la finale, e il 10 mi sono fatto la gamba. Diciamo, possiamo anche ripetere questa scaramanzia, lo sacrifichiamo un'altra gamba, sacrifichiamo quella e vinciamo questo playoff. Vediamo un attimo i numeri, Francesco, al volo di questo campionato di eccellenza girone B, che aveva già, diciamo, deciso l'esito per quanto riguarda la prima piazza, aveva vinto il Ciampino. Seconda è arrivata Lanzio, che accede ai playoff. Per quanto riguarda le retrocessioni, Palestrina, che si era ritirata dal campionato, Lariano e Nettuno retrocedono in promozione, mentre ci sarà un solo play out tra Gaeta e Città di Minturno Marina. A casa del Gaeta, botta secca, quest'anno sono organizzati in questa maniera, botta secca a casa di quella classificata meglio in classifica. Allora, scusa Bruno. Tornando al prossimo avversario del Lanzio, ricordiamo che ha approdato ai playoff dopo i playoff regionali, perché alcune regioni attuano anche i playoff regionali, altre meno. Il Lazio si è sempre opposto alla seconda fase interna, almeno negli ultimi playoff. Esattamente. Quindi, già... Ma dipende molto dal fatto che noi abbiamo due gironi e dall'altra parte ce l'hanno l'unico, quindi l'unico permette di fare playoff. Purtroppo sarebbe una cosa senza del quale. Sono d'accordo Flavio, però il Comitato Regionale del Lazio non è mai al di là di quello che dici te, non è mai stato molto favorevole ai playoff regionali, e poi soprattutto però molte squadre li vorrebbero, anche perché nelle ultime partite, sai te meglio di me, che succedono spesso la regolarità. Io li ho giocati in Abruzzo in eccellenza ai playoff, e comunque fino alla fine devi giocarti qualcosa, e questo garantisce che quello che può dare dubbi come domenica sui risultati scontri che stanno creati era per definire le posizioni e non per ultimare le posizioni del campionato. Filippo Fagiolo, saltiamo adesso all'indomita Pomezia. Diciamo, Pomezia è una città popolosa, una città importante, c'ha molti abitanti, ma comincia ad avere anche molte, forse troppe, dice qualcuno, sì, squadre. L'anno prossimo ci saranno due squadre in eccellenza, una la vostra in promozione,
questione impianti sportivi è sufficiente per tutti, perché poi presumo che ci saranno anche qualche altra squadra in seconda o in prima, certo, in terza categoria, eccetera. Come la risolverete questa situazione del campo, allora, degli impianti? La risolveremo come? Diciamo, purtroppo, logicamente, il campo comunale dove dovranno giocare sicuramente l'Unico Pomezia, Pomezia Calcio e noi, logicamente. Questi sono i primi handicap di questa situazione, di queste società. Poi di squadre ce ne sono tantissime, di prima, seconda, terza categoria, eccetera. Andremo ad allenarsi sui campi disponibili, logicamente, del comune. Follia pensare ad una eventuale fusione, ad un eventuale accorpamento di forze a Pomezia. Mister Aiello, tu abiti a Pomezia? Sì. Ti do del tu, chiaramente. Sì, diciamo, io... Come la vedi questa stupidaggine, probabilmente, che ho detto? Beh, credo che sia difficile, perché tanto sono sempre i fatti a dimostrarlo, che nel tempo tutte queste fusioni durano un anno, due anni e poi hanno sempre delle problematiche, e quindi credo che sia quasi impossibile. Tra l'altro, per quanto riguarda l'Indomita Pomezia, che so io, questa è una società familiare, no? È gestita dalla famiglia Padula da tanti anni, quindi c'è la signora Otilia che ci segue sempre, c'è questa squadra, è loro da 30 anni a Pomezia, quindi per quanto riguarda l'Indomita Pomezia credo che sarà difficile, perché la passione che hanno questa famiglia, quello li vorrà continuare da soli, perché è la passione che hanno, quindi per tutte le altre cose credo sempre che quando si vanno a fare a incorporare tante situazioni diventa difficile, perché poi bisogna anche incorporare tanti personaggi delle squadre, quindi a quel punto c'è sempre il problema di chi deciderà. Il comune, sia il campo che il comunale, ma chiaramente dovrà cercare di accontentare tutti. La prima difficoltà che viene subito è alla mente che insomma ci sono tre squadre che dovranno giocare al comunale, praticamente se erano due si poteva, diciamo, intervallare una domenica una e un'altra l'altra, e adesso con tre bisognerà studiare una formula diversa, magari una la mattina, una il pomeriggio della domenica ed un'altra e poi si vedrà, insomma. Avrà un bel da fare il sindaco per accontentare tutti, sì Roberto, la tua opinione? Diciamo che quest'anno doveva esserci il bando dei campi. Il bando dei campi non è stato fatto, ci si aspetta che questo bando ci sia il prossimo anno. I campi prima erano dati in gestione a un consorzio, il nuovo governo che c'è a Pomezia, con Movimento 5 Stelle, ha deciso di togliere i campi, diciamo, a questo consorzio, sciogliendolo e mettendo a bando i campi. Ci sono stati un po' di problematiche all'interno del comune, sia dalla parte dei dirigenti del comune che nella parte politica. Questo bando poi non è stato mai fatto. Per autotutela il sindaco ha deciso di non metterli i campi. E dovrebbe avvenire il prossimo anno, per cui aspettiamo che esce il bando e poi si vede. E poi ovviamente ci sono cinque campi, insomma, non è, ce n'è uno solo, di cui due che il comunale, quello di Torvaglianica, che sono buoni sia per la promozione che per l'eccellenza, che sono stati omologati. Seguiremo la storia, scusami, Giorgio Franco Rizzaro. Franco, sì, ti avessero detto all'inizio della stagione che oggi stavi qui a parlare di playoff, cosa gli avresti detto? No, dei playoff, ti dico la verità, no, all'inizio come siamo partiti non ci pensavo proprio, però io disse facciamo 66 punti e poi vediamo. Dicevo sempre, quando vincevamo sempre, arriviamo a 66 punti e poi vediamo. Puntavi proprio? Siamo arrivati a 66 punti, facevo il caso stamattina. Avevi studiato la tabella, Giorgio? Io pensavo al comunale di Via Varrone, che credo che attualmente è l'unico campo che può ospitare gare di eccellenza e promozione in contemporanea. Adesso c'è una, tanto il campo è sintetico, quindi potrebbe anche reggere una gara al sabato e una la domenica. Attualmente mi viene in mente che forse una delle tre dovrà sempre anticipare al sabato a rotazione, al momento attuale, poi vedremo gli sviluppi estivi, Bruno. Credo che possano fare una alternarsi la domenica la mattina, esatto, e giocare la domenica pomeriggio. Sabato è la una data quasi improponibile questa, per eccellenza e per il settore giovanile, se non vado errato. Torvaglianica non credo sia omologata, per la promozione omologata. Sì, però credo che non sia una soluzione
che sia, diciamo, favorevole, che sia perseguita dall'Indomita Pomezia. Pomezia si chiama Indomita Pomezia, adesso vi dico una mia. Ripeto, e vuole giocare a Pomezia. Certo. Siamo in attesa che esca questo benedetto bando, in maniera tale che le società possano chiedere quegli spazi al comune che ovviamente devono essere dati a ogni società. Campo vostro quale? Noi quest'anno stiamo giocando alla 167. Ma il campo vostro è assegnato? Sì, esatto, per le partite. Al Maniscalco. Noi ci hanno assegnato. Una situazione un po' paradossale, esatto, che stavamo dicendo prima. Ci alleniamo al comunale. Durante la settimana e la domenica andiamo a giocare alla 167, perché per la prima categoria va bene, per la promozione non è. Invece l'Unipomezia fa il contrario, si allena al comunale, non ci potete giocare più, cioè si allena al Maniscalco l'Indomita Pomezia e gioca la domenica al comunale, fanno all'opposto a loro. Va bene Francesco, allora leviamoci di mezzo anche il discorso del campionato di eccellenza girone A, al volo numeri, un rapidissimo commento. Tutto bloccato, Bruno. Tutto bloccato? Bene, insomma, allora in attesa che si sblocchi possiamo dire che lì le cose sono presto dette. Ha vinto il Monterosi, che ieri ha perso contro il Civitavecchia per 1-0, ma succede l'ultimo di campionato. Le squadre che hanno vinto stanno a pancia piena, lo sanno anche gli amici dell'Indomita Pomezia che hanno perso. Seconda è arrivata, credo di ricordare, in città di Fiumicino. Giusto a livello di play-out, Francesco? Montecelio in casa con Monte Rotondo. Montecelio in casa contro il Monte Rotondo. Benissimo, e allora mancano 5 minuti e 25. Facciamo ancora in tempo, vediamo un po' a vederci la collection goal delle reti di Serie D, Girone G e Girone H. Regia, partiamo con questo servizio in modo che guadagniamo. We'll be right back.
Giorgio, un minuto di tempo, ormai ti usiamo proprio in extremis col contagocce. Contagocce, numeri del campionato di Serie B, girone G, anzi facciamo una cosa Giorgio, guarda, ti diamo soddisfazione, ieri eri presente alla Strea Viterbese, allora abbiamo pochi secondi, regia, se facciamo in tempo facciamo vedere, ecco qui, qualche foto della festa. Lì. Questo è Bierna, autore del gol del 3-2, questo è il fischio finale, è stata anche consegnata la coppa da parte del delegato del Comitato Interregionale Viterbese, che a Casal del Marmo, seguita da 500 tifosi, torna nei professionisti dopo 8 anni, esattamente era dal 2004 che non faceva la ex C1, grande festa, ieri sera c'è stata già una festa a Viterbo, che però sarà questa festa avverrà poi domenica prossima contro la Zachena, dato che è stata revocata la squalifica del campo, una grande gioia, ieri comunque una Strea che ha tenuto il campo, ha disputato una grande partita, tenendo il campo fino alla fine, disputando una gara con grande onore. Linea alla regia, ci vediamo tra poco.